Siamo in diretta. Buongiorno, come state? Tutto bene? Bene, sono contento per voi e quindi oggi parliamo degli aspetti psicologici di un allungamento di capelli. Cosa significa? Allora, dietro il rito di estendere i capelli, l'operatore deve avere e visualizzare nella sua mente questi aspetti, gli aspetti psicologici, il linguaggio del corpo e la somatizzazione, che sono parolone eccessive, però è molto semplice il tutto. Allora, vi leggo testualmente: il desiderio di avere i capelli lunghi è da sempre nell'immaginario collettivo e nella letteratura. Dal punto di vista psicologico, i capelli lunghi significano un prolungamento del nostro corpo che ci aiuta a relazionarci con l'ambiente secondo un processo di acquisizione e sicurezza. Belle parole, sono belle parole. Allora, noi abbiamo uno spazio vitale dove questo spazio vitale si aggira su un metro e quindi qualsiasi persona che si avvicina, come negli animali, rizzano i peli per non fare entrare il nemico, che questo è proprio qualcosa di ancestrale, proprio scritto nella genetica pura dell'essere umano. Cioè, esiste, non c'è consapevolezza. Questo video serve per creare consapevolezza che ci sono questi fenomeni per l'operatore che monta un'estensione dei capelli. Perché se non vengono fatti bene, un'estensione non va bene, la persona la rifiuta e c'è il rigetto e lì è un'altra situazione. Ma ne parleremo più avanti con le lezioni che stiamo facendo. E proseguendo, questo spazio vitale ci dà l'opportunità della sicurezza. La sicurezza in che? La sicurezza nei tre aspetti fondamentali della vita: sentimentale, autorealizzazione personale e salute personale. Significa che ogni persona utilizza i capelli lunghi per la sua esigenza personale, e noi operatori dobbiamo saperlo questo, perché sennò non possiamo iniziare a averci un dialogo con la cliente per fare questo rito di allungare i capelli, perché è sempre stato così e sarà sempre così, anche se le epoche cambiano, i fenomeni sono diversi, però fondamentalmente è questo. Il linguaggio del corpo non è l'insieme dei nostri pensieri, parole, azioni che ripetuti creano un linguaggio. Il linguaggio del corpo è un insieme di pensieri, parole e azioni che ripetuti nel tempo creano una tendenza caratteriale nella cliente. Allungare i capelli significa rieducare la cliente a tale nuovo linguaggio. Allora, abbiamo questa opportunità di avere una cliente 2 o 3 ore e con le parole possiamo aiutare quella persona a cambiare il suo modo di fare, per esempio. Una delle parole che io chiedo alla cliente: mi fai vedere come ti senti in ordine se hai un appuntamento toccandoti i capelli? Allora, vedi, la persona che rimane un attimo stupita, perché dice: ma parrucchiere, perché mi fa questa domanda? Gli faccio questa domanda perché in base a come si muove, il suo linguaggio di base, sto esagerando così almeno capiamo, noi identifichiamo subito che il lavoro che dobbiamo andare a realizzare lo dobbiamo fare con una determinata tecnologia, che può essere la ciocca a cilindro o la ciocca piatta.
per chi non lo sapesse, la ciocca a cilindro è per tutte quelle persone che usano il rastrello e la ciocca piatta per tutte quelle persone che piace l'accarezzamento. È fondamentale questo. Allora, seguendo, c'è della somatizzazione. Il processo di estensione si considera ultimato nella somatizzazione, cioè solo nel momento in cui la persona percepisce come suoi i capelli. Questo è un altro aspetto fondamentale. Allora, al di fuori di montare 100 ciocche, io metto in tensione ciocca madre, ciocca figlia, e sicuramente queste trazioni nelle 100 ciocche creeranno un effetto di dolore leggermente sulla cute. Allora, se questo aspetto qua non si dice prima, non funziona, perché c'è il rigetto della persona che gli fa male. Ma se tu come operatore gli dai questa informazione prima, lei, quando accadrà quello, sarà molto più sicura di quello che è stato detto. Ok? Allora, ricapitolando, gli aspetti psicologici, il linguaggio del corpo e la somatizzazione. Nel linguaggio del corpo, quello che dicevo, quando noi andremo a montare la prima fila di estescio, una cosa importante, quello che dobbiamo fare, far alzare la cliente e farla rimettere seduta da sola. Nel momento che si mette seduto da sola, sicuramente i capelli vanno dentro la sedia. Allora, se avviene questo, voi con molta calma prendete la testa e fate sentire la pressione dei capelli che stanno, ok? Poi la fate rialzare nuovamente e lei in automatico sposterà i suoi capelli nel momento che si mette seduta. Questa si chiama iniziazione, perché lei, vista da un punto di vista di computer, ha un file di ricordo che te operatore devi accendere e farlo ritornare in superficie. È di una semplicità sconvolgente. Questo esercizio fa molto bene per capire, per fare il percorso della somatizzarli, farli suoi, perché dopo il dolore, che possa durare 24 ore, dipende dalla persona, più sensibile o non, c'è la somatizzazione. All'inizio la persona sente queste chicco di grano o ciocche piatte, le sente, ma dopo una settimana l'ha fatta sua e diventano naturali, a differenza di tutte le altre tecniche di estensione. Secondo me la fusione è una delle migliori che possa aiutare a avere un effetto naturale, un effetto pulito, perché si possono lavare molto bene. Ci sono altre tecniche che hanno problemi anche di materiale che rimane attaccato alla cute. E quindi oggi abbiamo parlato degli aspetti fondamentali. Sicuramente in aula ne parleremo più a fondo, perché ci sono tante altre cose, però oggi, per rompere il ghiaccio, abbiamo parlato degli aspetti psicologici dell'allungamento dei capelli. Bene, sono molto contento, sono 10 minuti che sto parlando. Mi viene molto bene, oggi la scenografia è molto bella. Ricordate il canale Francesco Callori, dove ci sono le tre playlist. Questa è la playlist del corso online che realizzo in diretta con voi adesso, in questo momento, con un abbonamento di 12 euro al mese. E iscrivetevi al canale, la campanella l'accendete e avrete l'opportunità di seguirmi man mano, dato che stiamo girando tutti i giorni e come contenuti, e sono molto contento. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata. MTC Parrucchieri, grazie al QR Code.
potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento. Personalizziamo tante persone che vogliono esprimere il loro stile, la propria personalità e lo stile di vita, qualunque sia la loro vocazione. Elegante, fashion, freestyle, rock. MTC Parrucchieri, uno stile giovane in continua evoluzione al passo con i tempi che rispecchia le tendenze inglesi e spagnole, ispirandoci alle ultime novità ogni giorno con i nostri tagli, colori, extension. MTC Parrucchieri, grazie al QR code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento.